Gli NFT o non fungible tokens sono la moda del momento. Sono dei token dotati della caratteristica della rarità o addirittura dell'unicità. Che cosa sono? A che cosa servono? Soprattutto cos'è che gli dà il valore che hanno? Perché alcuni di essi sono scambiati a centinaia di Ether. Lo vedremo in questo video dove vi racconto tutto quello che c'è da sapere sugli NFT. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il numero di progetti che sta salendo sul treno degli NFT è in crescita in maniera esponenziale. Ve l'ho detto, c'è un mercato pazzesco i cui volumi aumentano giorno dopo giorno e con tutta probabilità è destinato a diventare un trend così come lo è diventato quello della DeFi. Ma la domanda è un trend destinato a durare? Ovvero c'è qualcosa di concreto, di valore sotto? Oppure è l'ennesima bolla destinata a finire in niente nel giro di pochi mesi? Questo cercheremo di capirlo in questo video, dove partiamo descrivendo tecnicamente, in parole ovviamente semplici, che cosa sono gli NFT, quindi di cosa si tratta in maniera concreta. Poi passeremo in esame i progetti principali del settore NFT e come implementano gli NFT nel loro appunto progetto, nella loro piattaforma o quello che è. Ovviamente andremo a esaminare alcuni progetti mainstream, chiamiamoli così perché già sono conosciuti, e alcuni invece meno conosciuti con magari del potenziale interessante per il futuro. Alla fine c'è un piccolo bonus, chiamiamolo così, un airdrop che ho trovato che è lanciato dalla Legendary Pictures, che è una casa cinematografica molto molto grande e conosciuta, che anch'essa è entrata nel mondo degli NFT e sta pubblicizzando appunto questo suo nuovo progetto con un airdrop gratuito accessibile da tutti. Alla fine del video vi mostrerò come partecipare, quindi non perdetevelo per nessuna ragione al mondo. Vi ricordo prima di iniziare che se apprezzate sempre i miei video, i miei contenuti, sparatemi un like che mi gasate ai massimi. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi agli altri miei canali social e basta, andiamo a vedere gli NFT. Prima cosa, che cosa si intende quando si parla di NFT? NFT, ve l'ho detto, sta per Non Fungible Token. Esistono due standard diversi di NFT sulla blockchain Ethereum, è un prodotto della blockchain Ethereum. I due standard sono, me li devo leggere, l'ERC 721 e l'ERC 1155. In realtà il Non Fungible Token per definizione è il 721, che è caratterizzato appunto dall'unicità, cioè ogni token che viene creato è gestito da un contract e un contract gestisce un token, quindi ha la caratteristica di unicità. L'ERC 1155 in realtà ha una caratteristica diversa, ovvero che un contract può gestire una quantità multipla di token. La differenza fondamentalmente è che il 721 è unico, quindi se vogliamo fare il paragone con il mondo fisico, può essere un'opera d'arte, un collezionabile, un qualcosa di unico, ok? Mentre l'1155 è una serie di oggetti che può essere una serie di carte da gioco, carte collezionabili a tiratura limitata, se ce ne sono 600 ci saranno 600 token nel contract e così via. Quindi questa è la principale differenza. Ovviamente ognuno dei due standard avrà delle implicazioni specifiche in un contesto piuttosto che in un altro. Le caratteristiche che pertanto rendono gli NFT utili in applicazioni concrete sono innanzitutto la rarità o unicità, che ne abbiamo parlato poco fa, che fanno parte appunto dei due standard dei token NFT. Inoltre abbiamo l'autenticità, perché ovviamente l'avere un token su blockchain certifica il fatto che quel token esiste e si trova in quel punto lì, ok? Che è una dei core values della blockchain in sé, il certificare l'effettiva autenticità. E infine abbiamo la proprietà, la certificazione di proprietà. Se io un token ce l'ho su il mio address, è mio e posso dimostrarlo. Questi tre punti sono fondamentali, per esempio, per temi quali l'arte e il collezionismo, ok? Se ci pensate, l'arte è fatta proprio di rarità, di oggetti particolari, più o meno desiderabili, da chi ovviamente segue il mondo dell'arte, ma ovviamente ci deve essere l'autenticità e la proprietà, e devo poter dimostrare che una tale opera è mia ed è autentica. L'NFT permette di farlo in una versione ovviamente digitalizzata.
data, perché vi ricordo che l'NFT nasce per il mondo digitale. Ci sono anche alcune trasposizioni al mondo fisico che vedremo tra poco, però nasce per il mondo digitale, per ovvi motivi. Quindi arte e collezionismo, che sono due temi, due ambiti molto molto affini per certi versi. Vedremo poi tra poco qualche progetto concreto dove le due cose tendono anche a mischiarsi tra loro, a unirsi tra loro. Inoltre abbiamo il mondo del gaming, nel quale gli NFT possono ricoprire un ruolo veramente importante come asset, per esempio. Non so se avete visto il video che avevo fatto su The Sandbox, i video anzi, avevamo parlato del progetto che in sostanza è un mondo virtuale laddove chiunque può sviluppare dei giochi al suo interno, e nei giochi ci sono personaggi, ci sono piante, ci sono animali, ci sono mostri, nemici, e tutti questi sono tokenizzati sotto forma di NFT. L'NFT, tra le varie caratteristiche, può avere anche dei metadati, quindi in questi metadati si può mettere dentro ad esempio attacco, difesa, resistenza, altezza, lunghezza, insomma, per caratterizzare gli elementi di gioco in maniera molto molto specifica. Infine, ve l'ho detto, c'è il mondo della tokenizzazione di oggetti fisici, ok? Quindi il cercare di avere una controparte token di un qualcosa di fisico, che serve per fare un esempio, per dire: se tu hai quell'NFT puoi fare il redeem di un oggetto, come una maglietta, come un qualcosa di collezionabile e di unico, e questo è un altro utilizzo plausibile degli NFT. Ora seguitemi un attimo, perché ci giriamo e andiamo a vedere concretamente qualche progetto nell'ambito NFT sotto queste diverse categorie che abbiamo elencato finora, perché secondo me il modo migliore per capire che cosa sono e che perché hanno è andare a vedere direttamente le loro applicazioni pratiche. Quindi seguitemi. Per iniziare questo viaggio nel mondo degli NFT non si può che partire da Larva Labs. Larva Labs è stata la prima società, la prima azienda a creare temporalmente degli NFT, e addirittura ha ispirato lo standard ERC-721. I suoi due progetti non a caso rimangono quelli tra i più simbolici, significativi e anche di valore. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Il primo è CryptoPunks, è stato veramente il primo in ordine cronologico, ed è stato quello che appunto ha ispirato l'ERC-721. I CryptoPunks sono queste immagini pixelate a bassissima risoluzione, generate algoritmicamente e contraddistinte da alcune caratteristiche. Vi faccio un esempio. Come vedete, questo CryptoPunk, il numero 4553, perché il totale di CryptoPunks è 10.000, ha la caratteristica di avere la barba luxurious, gli occhiali classici e i capelli pazzi, ok? Sono i metadati di cui vi parlavo prima, sono caratteristiche che in un certo modo appunto categorizzano gli NFT. Non esistono due CryptoPunk uguali, quindi possono avere alcune di queste caratteristiche in comune, ma non saranno mai uguali. Il colore dello sfondo cambia a seconda dello status, ovvero sfondo blu sono stati presi, sfondo rosso sono in vendita e sfondo purple, sfondo viola, sono in vendita con un'offerta attiva. Ok, questo giusto per dargli una rappresentazione grafica. Che cos'è che gli dà valore, quindi? Qua è un po' un concetto molto simile al voler avere, che ne so, una vecchia moneta, oppure un oggetto legato a un particolare significato, che in questo caso è legato intrinsecamente alla nascita proprio del mondo degli NFT, a questo movimento, perché è di fatto un movimento anche artistico, se vogliamo definirlo in questo modo, e l'essere disposti a pagare un prezzo per avere un oggetto di questo tipo, pensando che comunque dietro ci sarà un mercato e un giorno potrò o vantarmi di averlo in qualche modo, dire io ce l'ho, io c'ero, io ho partecipato, oppure venderlo ad un prezzo più alto una volta che questo mondo sarà conosciuto da più persone, andranno a scoprire da dove è nato, dai CryptoPunks, e quindi ci sarà maggior domanda e di conseguenza prezzi più alti. Immaginatevi che all'inizio, ve l'ho detto, erano gratuiti, si poteva fare un claim gratuito dal sito di Larva Labs, e al momento il prezzo medio è di 3 Ethereum degli ultimi 12 mesi, questo per farvi capire che mercato è stato creato. Al momento quello in vendita col prezzo più basso è 5.5 Ether.
così, giusto per, cioè dal nulla si è creato un mercato di 3 milioni di controvalore totale, quindi non è che è giusto una roba da pochi nerd, ma ci sono volumi veramente alti. Se voi andate ad esempio su OpenSea a vedere nella categoria dei CryptoPunks, vedrete un sacco di offerte e un sacco di transazioni. OpenSea è uno dei marketplace principali sui quali andare a vendere, acquistare o anche semplicemente guardare gli NFT a disposizione. Andiamo avanti sempre con Larva Labs, parlando del loro secondo progetto in ordine cronologico, che è quello degli autoglyphs. Che cosa sono? Sono questi glifi, ok, che sono, non so neanche come definirli, perché sono creati algoritmicamente anche loro. A differenza dei CryptoPunks, che erano creati offline, diciamo, gli autoglyphs sono creati direttamente dal codice interno alla blockchain, quindi sono generati on-chain. Sono 512 in totale ed erano stati venduti con una creation fee di 0.2 Ether al tempo, che è stata donata a un'organizzazione caritatevole, che è questa 350.org. Adesso ovviamente il mercato è esploso, e se andate a vedere su OpenSea gli autoglyphs li trovate in vendita a 7 Ether, 18 Ether, 10, 1000, ok, poi non vuol dire che qualcuno li comprerà per forza, però il loro valore è cresciuto veramente veramente tanto, ok? Questo nel frattempo è OpenSea, poi magari lo andiamo ad approfondire, ed è un marketplace di NFT. Autoglyphs, guardate che il prezzo medio è di 3,39 Ether e 975.000 scambi sono stati fatti, quindi questo, no scusate, 975.000 Ether sono stati scambiati di volume in totale. Questo per farvi capire che è un mercato comunque degno di nota e che non è estremamente ristretto, nonostante siamo ancora veramente agli inizi. Avendo toccato temi come l'autenticità e la rarità, non possiamo che proseguire parlando di criptoarte. La criptoarte è un movimento che è cresciuto tantissimo nell'ultimo periodo, sia in termini di artisti coinvolti che in termini ovviamente di volumi scambiati. La criptoarte altro non è che una digitalizzazione del mondo dell'arte fisica che conosciamo. Cosa significa? Allora, intanto per farvi capire meglio, vi ho aperto la pagina di Super Rare, che è un marketplace interno a OpenSea, dove potete vedere le principali opere in vendita. Super Rare in realtà è una piattaforma dove si può tokenizzare un'opera d'arte, però qua ovviamente vedete quelle in vendita perché è sotto il marketplace OpenSea. Poi magari parliamo un po' anche di come tokenizzare un'immagine, un file o un qualcosa. Sostanzialmente quello che vedete sono dei file, per l'appunto, che possono essere delle immagini, delle GIF, insomma dei file di qualsiasi tipo, ai quali viene legato in rapporto chiaramente uno a uno un token NFT che ne possa provare l'autenticità, l'unicità e di chi è, ok? Quindi il fatto che ce l'ha un address specifico significa che è suo, il fatto che un artista specifico l'abbia firmato dentro i metadati, come vedete qua c'è dentro anche l'artista stesso, e il fatto che sia quindi autentico, e soprattutto il fatto che sia scarso, perché di quel token ce n'è uno solo. Poi ovviamente ciò che ne determina il valore è qualcosa che va oltre alla semplice immagine che c'è, perché magari l'artista ha creato un movimento, l'artista è un personaggio pubblico che ha il suo seguito e quindi ha creato un mercato. E attraverso l'arte, come sempre, si trasmettono dei valori, si trasmettono dei simboli, quindi da lì nasce tutto il significato che c'è dietro. E da lì soprattutto nasce la risposta a una delle domande più frequenti riguardanti la criptoarte, ovvero: ma ascolta, ma non mi conviene allora scaricare l'immagine e ho l'opera d'arte senza pagarla? E il discorso è il medesimo, proprio perché anche nella controparte fisica è come dire: io quel Van Gogh lì mi piace molto, acquisto una versione contraffatta, che tanto sono praticamente uguali alle originali. Ecco, si perde l'autenticità, l'originalità e quindi tutto il suo significato, e una copia ovviamente è completamente priva di valore perché non ha dietro niente di tutto ciò che è il significato che l'artista ci voleva dare. La seconda domanda tipica riguardo alla criptoarte dice: ma io un'opera d'arte fisica la espongo, un quadro lo metto sul muro, io qui dietro ho una scultura che mi piace molto e mi piace farla vedere, questi file qui cosa me ne faccio, cioè me li tengo lì? Allora, a parte che adesso sta nascendo il movimento della criptoarte, è appena nato e stanno nascendo i primi showcase digitali, quindi delle sorte di musei digitali, ma oltre a questo ci sono anche degli eventi fisici, qualcuno è già stato fatto, dove vengono mostrati tramite
la realtà virtuale o la realtà aumentata queste opere d'arte digitali come se fossimo fisicamente all'interno del museo. Quindi è un qualcosa destinato a crescere veramente tanto e non a caso è uno dei settori che muovono i volumi più elevati. Rimanendo in Italia, c'è anche qua un movimento della criptoarte molto forte, molto sentito. Vi lascio, se vi interessa, il link a un gruppo Telegram che è CryptoArt Italia, lo trovate nella descrizione, dove si parla appunto di temi vari, ci sono vari artisti, non aspettatevi discorsi sulla speculazione, sui prezzi, perché lì si parla davvero di, tra artisti, è come se fosse una community loro, quindi aspettatevi questo. E vi cito, non posso non citare, gli Akatao, che è una coppia italiana di artisti molto conosciuta, direi anche la più famosa in Italia, le cui opere sono vendute, se volete, se siete interessati a vederle, su OpenSea. Sono tante, alcune prodotte in serie come questo I Can't Wait, di cui ce n'è 23 coppie, altre invece sono uniche, e comunque anche gli Akatao muovono volumi discretamente interessanti, oserei dire. Questo per farvi capire che è un movimento che ha il suo perché, ok? È sentito, si è creato un mercato, è esattamente una controparte dell'arte fisica nel mondo digitale e nel mondo blockchain. Ok, sono sicuro che capirete questo salto di paradigma. Andiamo avanti e parliamo di gaming. Ve l'ho detto, ne abbiamo già parlato parlando di The Sandbox, dove c'è questo metaverse che è una mappa virtuale con degli asset al suo interno che sono le terre, le costruzioni, i personaggi, tutto tokenizzato. Vi faccio un altro esempio, così giusto per par condicio, per farvi vedere anche qualcos'altro, che è CryptoVoxels. Poi c'è anche Decentraland, insomma ce n'è veramente tanti. CryptoVoxels anche qui è un mondo, vedete, questa è tutta la mappa, ogni porzione di mappa è anche in questo caso tokenizzata e quindi scambiabile, vendibile. Chi possiede la porzione di mappa ci può creare all'interno un mondo, ok? Quindi io posso o entrare direttamente nei mondi creati dai proprietari di queste terre, o altrimenti dalla home page posso fare play now e lui mi catapulta direttamente all'interno di uno di questi mondi di gioco. Guardate, questo penso che sia random, ci si può muovere poi con WASD, classici comandi da videogame, e all'interno vedete ci sono tutti questi asset digitali che sono personaggi, creature, cartelloni pubblicitari, video embedded su YouTube, questo prima era partito, era un video, insomma è un mondo, vedete, con il quale si può interagire nei più svariati modi. Ognuno di questi asset è un NFT e la cosa è veramente pazzesca, ok? Vedete che c'è veramente di tutto e di più. Ognuna di queste aree è curata dal proprietario della terra e poi ci mette dentro i vari asset tokenizzati. Ve l'ho detto, ognuno è un NFT. Questi NFT di CryptoVoxels ovviamente sono in vendita anche loro su OpenSea. Adesso lo chiudo perché mi sta friggendo il computer. Sono in vendita su OpenSea a prezzi più o meno elevati a seconda del mercato. E guardate l'ammontare di Ether scambiati, cioè veramente non è roba da poco. Ci sono in vendita le terre, ci sono in vendita le aree, ci sono in vendita gli oggetti. Ve l'ho detto, il mondo del gaming secondo me è quello destinato a fare i numeri più grossi dentro al panorama degli NFT insieme alla criptoarte. Continuiamo con il mondo dello sport. Ve l'ho detto che oggi avremmo spaziato veramente tanto e vi faccio vedere alcuni progetti che sono nati in collaborazione con alcune squadre di alcuni sport oppure con le associazioni del caso, come ad esempio SoRare. SoRare è un progetto legato al calcio e sostanzialmente è un fantacalcio su blockchain con le carte che sono appunto i calciatori a tutti gli effetti tokenizzate, quindi ogni calciatore è un NFT a tiratura limitata ovviamente, e ve l'ho detto, ci sono le licenze ufficiali di 100 squadre di calcio tra cui Juve, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, eccetera eccetera eccetera, e le carte si possono o scambiare, ovviamente vedete che ce ne sono di diverse rarità, unica, super rara, rara, comune, non comune, un po' come le Magic, non so se avete presente, e ognuna ha le sue caratteristiche, quindi nei metadati ci sono le caratteristiche dei giocatori, dei calciatori,
e alla fine si crea la propria squadra, è una squadra da 5, è previsto così, e si gioca al fantacalcio, quindi con le classifiche in base ai risultati e tutto quanto, e si vincono dei premi. Non è solo col calcio che c'è questa cosa, ma anche ad esempio l'NBA, e tra l'altro l'NBA ha licenziato questo, quindi è un prodotto ufficiale che mette fuori le sue collezioni di momenti, quindi sono dei video di momenti particolari delle partite o delle varie leghe, e il tutto poi si può mettere in uno showcase virtuale, quindi mostrarli e tenere poi per fare delle sfide, che adesso stanno sviluppando poi nuovi prodotti, fare sfide, vincere premi, insomma diventa una sorta di Fanta NBA anche in questo caso. C'è anche per la Formula 1, non ve l'ho fatto vedere perché altrimenti andiamo avanti fino a domani, però sono tutti prodotti ufficiali, tra l'altro licenziati dall'NBA, dalle squadre di calcio e dalla F1, che puntano a tokenizzare in qualche modo lo sport, che è un qualcosa di seguito in tutto il mondo, tra le cose più seguite del mondo e tra le cose più desiderate. Pensate alle collezioni di figurine, al fantacalcio, quante persone fanno il fantacalcio, ecco, c'è la possibilità di renderlo più reale paradossalmente di quello che è, mettendo dei giochi a premi, mettendo delle caratteristiche che possono dimostrare di fatto chi ha il calciatore, chi ha una certa squadra, chi ha vinto, il tutto in maniera appunto ufficializzata dagli enti che ci stanno dietro. Terminiamo con l'ultima categoria, quella della controparte tokenizzata di un oggetto fisico. Questo ad esempio si verifica con i crypto stamps, che sono dei francobolli, ok, di cui esiste ovviamente la versione fisica, tokenizzati con ERC721. Sono dei francobolli emessi dalle poste austriache, quindi validi, possono essere utilizzati anche per il loro, diciamo, compito, però ovviamente sono oggetti di collezionismo. Il possedere il token ERC721 di un particolare francobollo ne dà diritto al redeem fisico. Vedete, alcuni hanno delle immagini particolari, alcuni hanno dentro, cos'è, 20 grammi d'oro, insomma sono unici e sono oggetti di collezionismo che si possono richiedere, fare il redeem per l'appunto, dimostrando di avere il token ERC721. Quindi io metto la mia chiave privata, firmo qualche transazione da qualche parte che mostra che io ho il token e mi viene spedito il mio crypto stamp. Un altro esempio sono le Unisox, mi viene da ridere perché sono delle calze brandizzate Uniswap, anche loro sono state tokenizzate a tiratura limitata e ovviamente il loro valore è schizzato abbastanza. Tra l'altro non so se lo sapete, chi aveva queste Unisox, chi aveva il token Sox, perché anche in questo caso c'è il token che dà diritto ad avere il bene, in questo caso è un token non unico ma a tiratura limitata, quindi dell'altro standard che dicevamo prima, e chi aveva il token Sox poteva rifare il claim di non so quanti uni, molto più di 4 100 comunque, vai, questa è una piccola parentesi. Niente, questo era per farvi vedere che esiste anche questo mondo, quindi che ne so, volete vendere le vostre magliette? Potete fare una cosa un po' più particolare e dire: io vi do, vi vendo, potete comprare e vendere il token ERC721 o ERC1155 delle mie magliette, a seconda che siano uniche o a tiratura limitata, e chi lo ha poi può fare il claim bruciando quel token, distruggendo quel token, farsi arrivare la maglietta, e quindi è un altro modo per fare merchandising fondamentalmente. L'ultima cosa, e giuro davvero che è l'ultima, poi vi faccio vedere l'airdrop, come partecipare all'airdrop, è un movimento che sta nascendo di creazione di community dietro, o meglio sopra, a questi NFT. Un esempio è quella di Whale Shark, non so se lo seguite su Twitter, è un personaggio che diciamo ha saputo muoversi in anticipo nel mondo degli NFT, ne ha accumulati veramente tanti, ha creato un certo tipo di valore e ha deciso di erogare un token che si chiama Whale, che è stato distribuito poi alla community in un metodo particolare in base ovviamente a chi ha partecipato, ha fatto parte della community, ha messo, ha collateralizzato alcuni NFT, che ebbene sì, come vi stavo dicendo, ha come collaterale un pool di NFT presi un po' dalla crypto art, un po' dal gaming, un po' da una parte, un po' dall'altra, per creare appunto questo collaterale sul quale è nato il token Whale. Tra l'altro, come fa a dare sempre valore a questo token? Si continua a muovere per andare a collezionare gli item più rari e quindi crea una sorta di collezione tutta sua, tutta privata, di cui eroga queste sorte di partecipazioni, adesso non mi viene da chiamarle azioni perché non è proprio così, sotto forma del token Whale. Tra l'altro il token stesso poi viene utilizzato come moneta di scambio di alcuni di questi beni che vengono venduti soltanto in Whale. Gli Akatao
stanno facendo qualcosa di simile, hanno creato il loro token Mork, si chiama, che è un token legato alla community della criptoarte, che ha come collaterale le opere degli Akatao, e quindi è un altro esperimento interessante. Io sto seguendo personalmente questi due esperimenti per vedere come vanno e come si sviluppano poi nel tempo. Ho terminato, andiamo a vedere come partecipare al layer drop della Legendary Pictures. Allora, se voi andate sul profilo Twitter della Legendary, trovate questo post dove vi parla di una sorta di merchandising, una sorta di virtualizzazione della serie Lost in Space, ok, una serie che è uscita su Netflix tra l'altro, e hanno creato questo mondo virtuale che si chiama Terra Virtua, poi potete andare a vederlo voi se vi interessa, dove c'è appunto un mondo virtuale dove voi create un avatar e potete anche lì costruire qualcosa. Adesso è ancora in beta, ci sono poche possibilità, ma il concetto è un po' quello, è un po' simile appunto a Decentraland, a quello che abbiamo già visto, e un mondo virtuale per l'appunto. Potete creare un account se siete tra i primi a farlo, io l'ho fatto poco fa, quindi potete farlo anche adesso tranquillamente. Creando l'account serve solo la mail, non serve KYC, niente di questo tipo, e poi dopo aver creato l'account e averlo confermato con la mail, andate nella sezione inventario, fate redeem e dovete inserire il codice FAMTOGETHER e vi viene dato un NFT gratuitamente, che poi non si sa che un giorno magari varrà qualcosa. Detto questo, vi chiedo a questo punto che cosa ne pensate di questo folle mondo. Magari vorrete rivedere una seconda volta questo video, perché mi rendo conto di aver detto tante cose. Spero di essermi fatto capire, perché veramente è un mondo affascinante, interessante, e spero di avervi trasmesso il fatto che secondo me c'è del valore dietro, quindi non è solo una bolla piena d'aria, ma ci sono dei movimenti, c'è il gaming, c'è lo sport, c'è l'arte, quindi capite che sono tutti temi molto caldi e vale assolutamente la pena seguirli. Cosa ne pensate? Ditemelo nei commenti e noi ci vediamo alla prossima, e vi faccio un caro saluto.